nell'ambito del Festival delle Opportunità la presentazione del suo libro, Sergio Ragone, Game Changer, un compendio di esempi virtuosi di lucani che hanno colto delle opportunità o che hanno creato delle opportunità qui in Basilicata. Può essere questo un monito per i giovani? Può esserlo, io mi auguro possa esserlo. Sicuramente lo è stato per me nell'ascolto di queste storie e nella scrittura poi di questi dialoghi, dialoghi che ho realizzato dall'inizio della primavera alla fine di questa estate, che sembra già un lontanissimo ricordo, ma che sono ancora vivi nella mia memoria e ho voluto appunto rendere cosa concreta al libro affinché possano poi vivere anche in altre memorie e inventare nuove memorie. Ci sono tante storie, tante opportunità che questi game changer hanno saputo cogliere, possono essere appunto dei punti di riferimento, dei moniti, possono diventare anche delle ragioni per restare, e qualcuno, perché no, potrebbe anche ispirarsi alle tante opportunità che sono state colte o che sono state create. Ho voluto infatti che durante la presentazione del libro fossero presenti questi game changer, proprio per portare la loro esperienza e per farla conoscere. Sì, perché io ho semplicemente ascoltato queste storie, ma è bello poterle riascoltare e quindi dare il giusto protagonismo alle donne e agli uomini che ho incontrato in questi mesi di cammino nella Basilicata. È il metodo che ho scelto da sempre per le presentazioni dei miei volumi, soprattutto quelli strutturati in dialoghi, editi da, appunto, dalla Universo Sud. E credo che sia il modo migliore per raccontare queste storie e, perché no, riaprire i dialoghi. Festival delle opportunità, ma cos'è un'opportunità? Un'opportunità è un tempo nuovo che dobbiamo ancora costruire, un tempo nuovo che dobbiamo meritarci, un tempo nuovo che serve anche a dare un'ambizione più forte dei sogni. Spesso i sogni si spengono la mattina, invece le ambizioni sono quelle che durano, che hanno più resistenza. E si sa, la durata è la forma delle cose. Allora l'opportunità sta, diciamo, nel costruire questo tempo nuovo, nell'immaginarlo, nel saper essere resilienti, resistenti. Perché non restanti? In questo volume io racconto chi ha scelto di restare senza demonizzare chi è andato via, ma provando a mettere in luce esattamente chi ha fatto queste scelte e chi ha deciso di determinare un cambiamento nelle proprie comunità, nella propria vita, o dare un contributo al cambiamento, perché no, anche raccontandolo. Questa sera abbiamo ascoltato storie di donne che hanno abbracciato la sfida del cambiamento, accettando il fallimento, superando anche le difficoltà, rompendo il tetto di cristallo e, perché no, anche ricostruendo. Ecco, l'opportunità dipende innanzitutto però da noi, dalla nostra capacità di saper essere abili e intelligenti a saperla cogliere. D'altronde il treno che passa lo prendiamo solo se andiamo in stazione.